Oggi vi racconto la storia di Claudia, nome di fantasia che ho scelto per una ragazza di 38 anni con la fibrosi cistica. La fibrosi cistica è una malattia genetica, cronica, perciò Claudia fin dalla nascita ha dovuto fare i conti con quella che è una gestione di questa malattia che comporta fisioterapie quotidiane, continui controlli e anche a livello mentale prima viene la gestione di questa malattia e poi tutto il resto. Da alcuni mesi a questa parte Claudia ha iniziato una terapia con un nuovo farmaco modulatore che rappresenta una significativa novità nell'ambito della fibrosi cistica e nella vita di Claudia. Il cambiamento infatti è un miglioramento della qualità della vita significativo ed è un cambiamento che in qualche modo Claudia ha sempre sperato potesse arrivare. Nel momento in cui però arriva risulta difficile da gestire perché Claudia non è più in contatto in maniera intima e profonda con i suoi polmoni come prima. Quei polmoni che per una vita si era abituata ad ascoltare e a gestire, all'improvviso non li riconosce più. E questo cambiamento, seppur in positivo, perché in effetti non è più costretta a dare la priorità alla fibrosi cistica, è un cambiamento che per lei è un cambiamento molto grande, è un cambiamento enorme e è un cambiamento che non la fa più sentire connessa con la sua parte più interna. Inoltre Claudia descrive di avere dentro di sé un buco nero, una parte che ha paura a guardare, che però sente essere lì e si descrive come una persona apatica che non vuole fare nulla e che di fatto non fa nulla. Così iniziamo il nostro percorso insieme e inizio a lavorare da subito con lei in ipnosi perché mi permette di poter fare un cambiamento importante già in prima seduta. In questa seduta infatti decidiamo di vedere insieme questo buco nero. Claudia decide di proteggersi inizialmente con un ombrello che le fornisce quella protezione e quella sicurezza per poter guardare questo buco nero, ma senza esserne in qualche modo travolta. Perciò con questo ombrello trasparente, perché comunque vuole guardare, tira fuori questo buco nero, lo tira fuori da se stessa e inizia a vedere che forse non fa così paura come pensava e anzi lascia dello spazio. Questo buco nero però fa parte di lei, perciò lo maneggia in modo tale da poterlo rimettere all'interno in una modalità però che non le fa più così paura. E inizia anche ad avere quello spazio per poter guardare i suoi polmoni, per poterli conoscere, e per poter conoscere questi nuovi polmoni che sente distanti da sé, ma che in realtà le permettono di avere una qualità della vita che ha sempre sperato di avere. Claudia così inizia questo percorso all'interno di se stessa, e il suo inconscio la guida nel poter trovare quelli che sono anche i suoi punti di forza e infatti Claudia passa dal descriversi da una narrazione di sé come persona apatica a una narrazione di sé come persona a cui piace la lentezza. Il percorso è attualmente in corso e ogni giorno Claudia fa un passo avanti nella gestione di quella, nella conoscenza di quella che è lei e in quello che in questi cambiamenti che questa nuova parte della sua vita comporta e che sono dei cambiamenti che seppur appunto all'inizio fanno paura, se poi guardati da vicino in realtà possono portare un significativo miglioramento della sua vita e forse anche la strada per arrivare a una felicità.